Ciao fans, la quinta parte di questo viaggio era iniziata dal parcheggio dell'hotel dove ci eravamo fermati a dormire alla fine del primo giorno. Una volta prese le moto ci siamo messi in viaggio per rientrare in Francia facendo il colle del Monginevro che la sera prima ci aveva fatto emozionare. Una volta arrivati a Briançon abbiamo preso la deviazione per il Col dell'Isoard che ci ha regalato un paesaggio veramente pazzesco. È proprio qui, in cima all'Isoard, che ci eravamo salutati. Vi lasciamo quindi gustare la sesta parte di questo viaggio. Buona visione! Bene fans, abbiamo cambiato le batterie, adesso ripartiamo dalla cima dell'Isoard e andiamo nel punto in cui dobbiamo decidere quale passo fare, perché è tipo il punto a metà che si sale o da una parte o dall'altra. Se arriviamo lì presto li facciamo tutti e due. Bellissima sta strada, guarda giù. Bellissimo, sì, spettacolare. Foto. Guarda anche la montagna lì, che fica. Aspetta, questa da dronare era una bomba, guarda qua che roba. Ma secondo te questi qua che stanno qua a fare le foto? Cioè, nel senso che non hanno la sicurezza di guadagnarci. Se lo fanno è perché sanno che ne vendono un tot e che comunque ci guadagnano, altrimenti dopo il primo anno che erano qua, che vanno in perdita, non vengono qua più. E mi sembra che queste costano più di 8 euro, eh. Non mi ricordo chi diceva che qua costavano di più. 15 mi sa. Ecco, fai conto anche che ne vendono solo 10 al giorno, hanno fatto 150 euro. Qua se vai giù, vai giù, porca tra***a. Assomiglia un po' tipo al Grand Canyon. Caracca. Ora non fare cagate perché ho po'. No, ci ha fatto passare, ci ha fatto passare. Abbastanza paura. Infatti non andrò forte. Non andare forte neanche tu, non fare il cretino. No. Porca miseria, guarda qua. Ma posso venire? Sì, amore, vieni. Ma certo, c'è una macchina, vengo. Ma è lontanissima. Certo. Ma il tipo là si è spostato tutto per farci passare. Io non sono riuscita a passare. Grazie. Madonna, guarda qua che massicciata. Mica bellissimo, no, foto. Fermati lì avanti. Non andare troppo sullo sterrato che quei sassi qua mi sembrano abbastanza appuntiti. Dai, levati da in mezzo. Ma con quel robo lì? Lì è ormai. Facciamoci una foto noi. Sali in moto. No, fammela tipo così. Vai verso... Esatto, che c'è quel robo che fico. Ok. Moltiplicherò i pani e i pesci. Cazzo è? Ma che cazzo ne so? Cosa devo fare? Bellissimo. Aspetta che la batteria non mi sta caricando il telefono. Ah, per forza non ho collegato il cavo. Bene. Ce l'avevo ancora nelle mutande. Dicevo, come fatti? Boh, ho schiacciato anche il tasto di accensione della batteria, niente. Occhio, amore, stai attento. Sono attentissimo, tranquilla. Sono in pieno controllo su questa moto. Bella, peccato per il patrol. Esatto. Non c'è neanche un punto dove riesco a superare. Qua sì.
Ok, strada libera, supera quando vuoi. Passami. Hola. Beh, siamo scesi anche dall'Isoard, quasi del tutto, ma siamo praticamente scesi. Bellissimo, eh? Bello. Mi è piaciuto tanto. Beh, in alcuni punti la strada si è molto di morte. Sì, esatto. Praticamente fai un... arrivi un attimo lungo, per sbaglio, morto. Cioè, ce ne sono tante di strade anche in Italia così, ma lì boh, mi sembrava proprio che appena finita la strada non c'era neanche quei 20 cm d'erba di margine. Proprio strada burrone. Esatto. Ma qui c'è uno stop, eh? Mancano 50 km a quel punto lì dove si biforca la strada. Oh, guarda qua che gulona che c'è. È una gola profonda, eh. Altra che profonda. Guarda il fiume sotto, bello. Siamo in un canyon. Sì, sì, siamo in un canyon. Wow. Super fico. Vabbè, non era tutta statale allora. Raga, guardate qua che fico. Ora potrei... l'unico modo in cui posso chiamarli, se non fans, raga, la vera milanese. Bella raga. Bella raga, dove si va? Beh, se fosse tutta statale così non sarebbe male. Guardate qua, guardate che c'è il cartello. Guardate qua che vista ti si apre davanti. Stupenda. Pazzesco. Ma che roba. Guarda la strada là in alto, tutta che costeggia sopra la montagna. Bello bello. Galleria di Bema. Galleria Bema. Ma che vista che ti si apre quando esci. Fans, questa strada qua consigliata. Itinerario veramente bello. Ovviamente fatto a caso, nel senso fatto impostando i passi alpini. E poi come arrivarci nel mezzo, boh, cioè va lì, va un po' a culo, no Luna? Cioè io ho impostato i passi, poi che ci fosse questa specie di canyon in mezzo, chi è che lo sapeva? Boh. Vabbè. C'è un semaforo. Bello, minuto 10 così, a caso. Manca 36 km. Vamonos. Che bello. Pazzesco. Altro che la strada della forra. Che bella, porca vacca. Frena, che c'è l'indicazione del radar. 3,50, non 40. Vabbè, meglio prevenire. Vabbè, quello sicuro. Bene fans, siamo scesi dall'Isoard, abbiamo fatto un canyon veramente stupendo. Adesso iniziamo la salita del colle di Vars, che è sulla strada per andare al colle della Bonette. Adesso abbiamo davanti Lady KTM con il suo classico stile, non sposto il culo dalla sella neanche per sbaglio. Ma sei scemo? Ci vuole dentro 10 kg di zaino? Come faccio, secondo te? Non lo so, io lo faccio lo stesso. Vabbè, tra un po' mi capotto. No, mica che ti capotti come ieri dal benzinaio. Se spacco anche questo cavo dell'iPhone siamo fottuti. Se non avessi un mammut sulla schiena magari riuscirei anche a spostarmi. Comunque sembra una giornata di luglio più che una giornata di fine agosto. Stavo andando verso la macchina. Ho visto, ancora un po' che ti allarghi per farli. Ma è un'altra possibile copertina. Insomma, non sei in pista che devi andare un'altra corsia. Molto bello questo col du Vars. Molto bello questo pezzo di strada. La vista non è eccezionale, però la strada è divertente. Consigliamo ai nostri ragazzi questa strada. Adesso si mette all'inseguimento. È deciso a passarla. Non ce la farai, The Great Heroes. Lenta che c'è il paese. Mi piacciono i fiori ai francesi. Era super nel centro abitato. Guarda che fichi. Cose strane. Sono belli questi paesini di montagna. Te dove vai? Funziona? Facciamo un robocchino, va, intanto che siamo qua. Che poi non so. Guarda, hanno anche i benzinai carini, con i fiori, il tatto in legno. Tac. Vai, andiamo. Dopo pausa benza, ripartiamo.
Ho ricollegato il cavo all'iPhone. Power bank nel taschino interno della giacca. Che innovazione, mi sembra quando all'epoca c'erano i lettori CD o gli MP3 che facevi passare il cavo dentro alla felpa. E mica andavo in giro con quel cacchio di coso in mano, col filo. In pochi anni siamo evoluti però, eh. Guarda, 20 anni fa che telefoni c'erano e che telefoni abbiamo adesso. Porca miseria. Cold Vars o Wert? Andiamo a fare sto Cold Vars. Mancano 3 chilometri. Dai, vai che ti supero, che almeno mi diverto. E lo supera? Che laghetto, carino. Ecco che era distratta. Che palle. Sorpasso all'esterno aggressivo. Aspetta, questa è la vetta, eh? Ah, davvero? Eh sì. Bene fan, siamo arrivati anche in cima al colle di Vars. Non faremo foto perché non è niente di eccezionale il paesaggio. Siamo a 2109 metri e riprendiamo subito la strada verso la discesa. Riprendiamo la strada, vai! Però la strada è molto bella. Sì, la strada è super divertente, molto veloce anche. Curve abbastanza ampie, pochi tornanti e infatti bello perché erano tutte curve veloci. Impiega! Guarda la strada che scende, che bella! Qua l'asfalto pecca un po'. Mancano 12 minuti al bivio. Porca vacca, si va piano. Siamo nella Val Dubaie. La Val Dubaie. C'è scritto così, Val Dubaie. Guarda, c'è un museo della moto. Ma chissà perché piace così tanto i francesi le moto. Perché se almeno una cosa sono intelligenti. Sull'igiene intimo non molto. Sul fatto che gli piacciono le moto, bene. Mi piacciono questi francesi che salutano, si spostano, sono gentili. E comunque su queste strade però è morta un sacco di gente perché ho visto un sacco di fiori. Dipende sempre come vai in giro. Secondo me il vantaggio di avere pochi cavalli è che per quanto tu possa fare il cretino, sei comunque in un margine di sicurezza maggiore, ecco. Sì, beh, ma è anche il fatto di... cioè ci sono quelli che vanno in giro in gruppo che sono tutti esaltati, devono farsi vedere perché c'è la competizione e quindi poi alla fine... invece a me non me ne frega un cioè li lascio passare, se vogliono andare forte che vado. Sì, infatti, idem. Cioè non devo fare la gara con nessuno, sono garantista. È qua il bivio, fermati che guardiamo il navigatore. Questa è l'una, desnuda, e cioè praticamente, a parte il lavandino che è di legno, vero? Bellissimo. Ma tipo poi la doccia è... cioè ci sono i sassi. Non male, eh.